Grande affluenza di pubblico a Mileto per la Festa Europea della Musica, organizzata dal Museo Statale in sinergia con il Cantiere Musicale Internazionale. Svoltosi nella splendida cornice del cortile della struttura afferente al Polo Museale della Calabria, il concerto proposto da docenti allievi della realtà sorta anni fa su input del maestro di pianoforte Roberto Giordano ha confermato la perfetta acustica dello spazio aperto. Il significato di una testimonianza è che il museo non è un semplice contenitore di opere d'arte, bensì è da considerare un luogo dove vivere quotidianamente ogni evento, come questo evento che facciamo stasera in occasione della Festa della Musica. Il mix di luce e ombre notturne, le possenti note elevate e alte tra i fusti marmori provenienti dall'antica urbe normanna hanno permesso di creare un'atmosfera magica, dove arte, musica, storia e composizione sonora sono ben presto diventati un tutt'uno. I giovani che hanno suonato stasera hanno concluso il settimo anno proprio della scuola, del cantiere musicale, una scuola di musica dove sta avvenendo, vedendo proprio formarsi dei giovani musicisti, e che alcuni di loro stasera hanno suonato per la prima volta. Variegato il programma proposto dagli oltre 20 musicisti, attinenti al meglio della musica napoletana e a brani di matrice prettamente classica. Una scaletta particolarmente apprezzata, scandita dagli scroscianti applausi di tutto il pubblico presente. Giuseppe Currà per l'ACI News 24.